Ebbene, per dare un kit dello Spirito Santo, ritorniamo proprio al segno di croce che abbiamo fatto all'inizio di questa Santa Messa, soffermandoci, secondo la formula che rivedremo anche dopo, durante il credo, su colui che è Signore e dà la vita, e riguardo al quale, come diceva il teologo Barth, è impossibile parlare. Impossibile tacere. Nel segno di croce in cui lo Spirito Santo è menzionato in modo chiaro, con la formula trinitaria, è infatti racchiuso un motivo ben più profondo. Lo Spirito viene a noi dalla croce, dove Gesù consegnò lo Spirito, dice l'Evangelista Giovanni. La croce rappresenta il grande tornante della storia del mondo, il momento nel quale si passa dallo Spirito mandato su Gesù allo Spirito mandato da Gesù nella Chiesa, sul mondo intero. E inizia lo Spirito, dice l'Evangelista. Perciò queste nostre riflessioni, Spirito Paraclito, noi iniziamo nel tuo nome proprio, e iniziamo cioè alla tua presenza, implorando il tuo aiuto, sapendo bene che senza il tuo aiuto nulla c'è nell'uomo, nulla senza colpa. Abbiamo recitato insieme adesso in questa bellissima sequenza che forse dovremmo imparare a memoria e recitare tutti i giorni. Non permettere che parliamo di te come di un assente, che il tuo soffio alluci nei nostri cuori, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. Un altro passo della liturgia delle ore di oggi. La parola Spirito in ebraico vuol dire respiro, soffio, vento. E il vento è tra le cose più misteriose, perché è libero e imprevedibile. Quanto ci si possa trovare, non sai dove viene e dove va, come diceva, come ricordava Gesù a Nicodemo. Il giorno di Pentecoste, come abbiamo appreso dalla prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, venne all'improvviso, dice Luca, scrive gli Atti degli Apostoli, viene all'improvviso dal cielo un rombo, come il vento che si abbatte gagliardo. C'è qualcosa di improvviso, di forte, che scuote, che fa tremare. È lo Spirito, libero come il vento e creatore di libertà. Nel cenacolo c'era gente timorosa e preoccupata. Passa lo Spirito e le stesse persone diventano libere e coraggiose. Che gran miracolo! Che cosa potrebbe succedere oggi se si verificasse tra noi una vera Pentecoste? Quale coraggio, quale spirito di iniziativa, quanta libertà nei nostri cuori. Noi purtroppo siamo dominati da tante paure, da tanti timori, forse in questo periodo particolarmente, siamo anche troppo impauriti. E la paura che ci rinserva a doppia mandata dentro il cenacolo delle nostre sicurezze, preoccupati di salvare ciò che abbiamo, a partire dalla nostra vita, è mia la vita, è mia. Vorrei ricordare un verso di un poeta che diceva: bisogna sapere a ogni costo far sorgere una vela sul vuoto del mare. Il vuoto del mare rappresenta i nostri limiti, che potrebbero inghiottire la piccola imbarcazione sulla quale ci troviamo. San Pietro ci può essere
considerando il vuoto che prima paralizzava ogni nostro movimento. La vela può fare gli angoli meglio, il vento che spinge la vela può fare gli angoli. È la libertà dello spirito per cui si è liberati da tutte le paure, anche dalla paura della morte. Posso essere mortificato, ma sono libero. Posso essere incompreso, ma sono libero. Posso vedere che a triunfare sono sempre più furbi e più spregiudicati, ma io sono libero di giudicare e di dire da che parte sta il nostro Dio. Una volta liberati da ogni paura, si è pronti a ricevere il battesimo in una vita nuova, quella di cui torna a guardarci racconto degli altri. Apparvero, dice il brano, loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Dopo il vento che riempie tutta la casa e quel fuoco, per indicare che lo spirito è fuoco d'amore, è lui che ci fa innamorare di Gesù e del suo Vangelo. Vogliamo sapere se viviamo dello spirito di Pentecoste? Proviamo a domandarci qual è il nostro rapporto con la parola di Gesù, proclamata nelle nostre assemblee. Quale accoglienza trova questa parola in noi? Quale stupore ci comunica? Non dimentichiamo che c'è il rischio di ridurre la fede a un sapere astratto, intellettuale, che non ha nessun rapporto con il fuoco della Pentecoste. Si può persino essere biblisti, teologi, molto capaci, molto dotti, senza essere veri credenti. Le parole della fede devono trovare in noi un'accoglienza, un'espressione così calda e luminosa da far pensare a lingue di fuoco che tutti possono vedere, che tutti possono vedere nella nostra vita. A che serve una fede vissuta senza stupore, senza slancio, che non dovrebbe mai mancare se si pensa che l'incontro con Gesù immerge in un vortice di luce e di amore? Come possiamo rispondere alla fame di assoluto dei giovani delle nostre famiglie, della nostra comunità? Se il cristianesimo per noi è solo un sistema di verità religiose e non una presenza viva di Gesù che ci scuote, ci conquista, ci ferisce magari alle volte, ma ci salva. E a partire da questa esperienza viva del Signore si è pronti, come hanno fatto i discepoli, a comunicare a tutti la pace, il perdono, la speranza che Cristo ci ha trasmesso. Non sappiamo in realtà come i discepoli abbiano potuto farsi capire da tutti, sappiamo però che la Pentecoste è un evento di dialogo, di conciliazione, di condivisione. Quanto che mi attentiamo di catturare lo spirito, di imprigionarlo, di legarlo ad un partito, a una chiesa, lo spirito passa dall'altra parte. Ancora una volta siamo chiamati a domandarci: è Pentecoste oggi anche per noi, oppure si tratta di un sogno smentito dalle tragedie della storia, sia dei comportamenti di noi che ci diciamo tanto cristiani? Pentecoste è umiltà e noi coltiviamo invece divisioni. Pentecoste è universalità e noi coltiviamo particolarismi, esclusioni. Pentecoste è perdono e noi coltiviamo l'accanimento contro gli avversari. Ma lo spirito, e questa è la grande, il grande dono, non si stanca mai
sono un po' di digiuno dalle cose e di violenza dello spirito, potrà quindi trasfigurare chi è appesantito dalle comodità, dalle vanità della vita, rendendo il nostro cuore realmente libero. Il dono dello Spirito Santo dà grande coraggio, toglie la paura perché riempie il cuore di questi uomini. Ecco, chiediamo oggi che ognuno di noi, nato dallo Spirito, possa essere veramente libero, completo e veramente appassionato